A 36 anni dalla sua ideazione, con più di 30 milioni spesi nel frattempo, una certa fretta ci può stare. Quando il sindaco Venezia affidò il progetto a Marcello Petrignani, il presidente della regione era il democristiano Antonio Fantini e c'era il pentapartito. In quell'anno accaddero molte cose, come non ricordare il disastro di Chernobyl che, spingendo verso ovest la sua nube radioattiva, da allora bloccò la via italiana al nucleare. Su un campo di calcio la mano de Dios si abbatteva sull'Inghilterra, facendosi perdonare la furbata, mettendo a segno subito dopo il gol del secolo. 36 anni dopo si parva licet e la mano di Vincenzo De Luca che zac taglia l'agognato nastro dell'autostazione di Avellino. Meglio tardi che mai, se non fosse per il fatto che il terminal resterà ancora chiuso per almeno un altro mese e una volta aperto 46 bus non troveranno posto nei 24 stalli che 36 anni fa erano ritenuti sufficienti. Dunque riaffilate le forbici, servirà inaugurare altri due mini terminal a est e a ovest della città. Naturalmente De Luca convertirà proprio merito l'aver posto fine all'ingiuria del tempo e quel nastro, un po' scartiloffio, diventerà l'ennesimo miracolo tra gli innumerevoli che il governatore ha prodigiosamente dispensato da e come Santa Lucia in questi anni. Tutto questo accade in piena campagna elettorale nella quale De Luca, che gli ingenui davano per defilato, si muoverà con l'obiettivo di presentarsi al tavolo del 27 settembre con un partito democratico che in Campania non risulterà asfaltato o residuo come si prevede altrove, soprattutto nei collegi uninominali. Oltre a blandire, come ha fatto con la fantastica operazione dei demitiani che voteranno Petracca, De Luca sta serrando le fila di tutto quel vasto mondo che gira intorno al potere regionale, facendo luccicare ogni rivolo, compresa la quasi inaugurazione dell'autostazione di Avellino.